Storytime, Evoluzione Radio. Amiche ed amici dei social, sono Gianluca Ruopolo e quest'oggi vi porto alla scoperta di un circolo fotografico. Circolo dal nome Circolo Fotografico San Giorgio. Ce lo racconteranno Dino Gravano in compagnia di Paolo Tavaroli. Signori, bentrovati. Buonasera, buongiorno a tutti. È un piacere avervi qui. Allora Paolo, faccene una bella presentazione di questo circolo. Ma è un'associazione culturale nata nel 2009 a seguito di una manifestazione fotografica che si chiamava San Giorgio Fotografia. Tanti giovani mi chiedevano di spiegare l'avvento della fotografia digitale e poi qualcuno di fondare un circolo. Da lì siamo partiti in sei visionari dentro un container e poi piano piano siamo arrivati in questi anni ad avere circa 100 soci anche, sì. E insomma non un circoletto, ma un circolo bello corposo, importante. Sì, sì, importante, eh? Diciamo oggi uno dei più importanti del nord Italia, uno dei più importanti d'Italia di sicuro, sì. Complimenti. Quali sono le maggiori attività che portate avanti, Paolo? Di fatto noi siamo una scuola permanente di fotografia, perché vedi che la fotografia digitale è in continua evoluzione e non abbiamo ancora finito di capire questo mondo che già abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale e quant'altro. Quindi di fatto è una scuola permanente, però che organizza eventi e incontri con fotografi ad alto livello. Cioè noi non siamo un circolo tradizionale, siamo un po' simili a un movimento fotografico con la grande idea di avere fotografi di tutte le età, e infatti abbiamo anche tanti giovani. Perfetto, invece un po' con Dino approfondiamo i progetti, giusto Dino? Sì, allora, noi ne abbiamo, è una fucina di progetti, ogni socio diciamo che tira fuori il suo progetto. Attualmente abbiamo anche l'intenzione di far diventare un piccolo borgo dove noi abbiamo anche la sede al momento, farlo diventare il borgo della fotografia in Liguria, cioè perché ci troviamo ad Albenga, provincia di Savona. Sì, e il borgo è a Ceriale, si chiama Peagna, è un piccolo borgo di Ceriale arroccato sotto il costone della montagna, è molto caratteristico, il classico borgo ligure, e avremo intenzione appunto di farlo diventare il borgo della fotografia in Liguria. Perfetto, Dino, invece mi racconti che cos'è questo qui davanti a noi? Allora, quello lì davanti a noi è un progetto che noi abbiamo fatto tre anni fa, con i Lions. Ci hanno chiesto i Lions di parlare dell'occhio, cioè praticamente sono tutte fotografie che sì, parlano degli occhi, che siano occhi intesi come l'occhio femminile, l'occhio del bambino, l'occhio. Tutte fotografie che riguardano solamente gli occhi. È stato un bel progetto. Ci abbiamo messo tanto del nostro e tanta fatica, però alla fine pare che ci siamo riusciti abbastanza bene. E questa ne è la dimostrazione. Per chi volesse approfondire c'è un sito cfsangiorgio.it, i social Circolo Fotografico su Instagram, Circolo Fotografico San Giorgio Albenga BFI, il FIAP, giusto? Sì, Paolo, esatto, dico bene? FIAP, sì. Sì. E voglio darvi anche l'indirizzo mail lavorativo del nostro Paolo, paolotavaroli@gmail.com, giusto? Giusto. In chiusura, Paolo, vuoi salutarci con un messaggio, un messaggio finale, un consiglio finale? Ma chiunque voglia partecipare alle nostre attività, che sono molto libere, noi non abbiamo un manifesto, ognuno può seguire la sua inclinazione artistica, può iscriversi liberamente, abbiamo attività in presenza e alcune in digitale, tra cui anche i concorsi, per esempio la gestione di concorsi, i formativi e tanti altri stage, workshop e quant'altro. Perfetto, per chi volesse approfondire i contatti li ho appena citati. Signori, è stato un piacere conoscervi, in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie anche a voi. Grazie, grazie mille a voi. Salve. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.